C'è qualcosa di molto speciale, di veramente rilassante nel sedere nel parco in autunno, godere di questa pace, di questa tranquillità, in una giornata anche serena, non più così calda come nei giorni passati, ma ancora gradevole, seduto su una panchina, in totale tranquillità, leggendo un buon libro sulla psicopatia, un grande classico. Perché no? Una lettura piacevole per accompagnare questi miei periodi di relax. Oggi voglio provare a portarvi un argomento diverso da quelli soliti, un argomento di cui mi sono interessato ultimamente, ma per la verità me ne sto interessando da un po' di tempo, anche se saltuariamente. È un argomento di carattere psicologico, che riguarda la psicologia, in particolare si tratta della psicopatia, che è una questione abbastanza controversa, abbastanza complessa da trattare. Io premetto già che non essendo uno psicologo, non essendo professionista, ne parlerò per quello che ho potuto leggere su diversi documenti, su diverse fonti attendibili, però diciamo che per chiunque volesse avere maggiori informazioni vi rimando direttamente ai libri o eventualmente agli esperti, così che possiate verificare, ecco, quindi per così dire metto le mani avanti. Le informazioni che vi dirò sono quelle che ho potuto acquisire leggendo dei documenti, quindi mi auguro che siano abbastanza diciamo attendibili e corrette. Quindi la mia curiosità verso la psicopatia viene dal fatto che è una condizione psicologica, una specie di insieme di tratti caratteriali e comportamentali delle persone che li rendono molto diversi dalle persone normali, li rendono quasi degli alieni in mezzo agli esseri umani. Alcuni li hanno definiti dei predatori intraspecies, quindi praticamente dei predatori tra gli esseri umani. E questo li rende anche particolarmente pericolosi per tutta una serie di questioni che adesso cercherò di analizzare o comunque di esporvi. Io sono in generale interessato a tutte le condizioni psichiatriche e psicologiche diverse. In un altro video vi ho detto che mi sono in qualche maniera assegnato, attribuito il carattere schizoide, anche se non sono del tutto sicuro di essere schizoide. Qualcuno ha suggerito che potessi avere dei tratti Asperger, non sono neppure sicuro di questo. In ogni caso, la mia curiosità si è estesa anche alla psicopatia adesso e alla fine vi trarrò anche delle conclusioni su quello che ho dedotto su di me, a proposito di questo ulteriore tratto caratteriale, diciamo, anomalo. Ma prima voglio parlarvi delle fonti principali che mi hanno, diciamo, su cui mi sono basato per darvi le informazioni di cui vi parlerò. Sono due libri che ho acquistato di recente. Uno è questo, Without Conscience, di Robert Hare. Sottotitolo The Disturbing World of the Psychopath Among Us, quindi persone senza coscienza, il mondo disturbante degli psicopatici tra di noi, che vivono tra di noi. Questo è un libro molto, molto famoso, è un grande classico, si può dire che è quasi diciamo, un punto di riferimento fondamentale per questo tipo di studi. E infatti il professor Hare, Robert Hare, è uno dei massimi esperti mondiali nella psicopatia. Infatti egli è un professore, se non sbaglio, comunque ricercatore di psicologia alla University of British Columbia in Canada. È uno dei massimi esperti mondiali nella psicopatia e anche ideatore, autore della Psychopathy Checklist, che è uno strumento diagnostico fondamentale che è stato introdotto, diciamo, nella pratica della psicopatia, soprattutto per quanto riguarda i criminali. Appunto per individuare gli psicopatici, soprattutto tra i carcerati, in modo tale che le board, quindi le commissioni che devono valutare il profilo psicologico di questi criminali, sappiano riconoscere che sono psicopatici. Quindi il professor Hare ha dato un grandissimo contributo allo studio della psicopatia e comincerò da questo libro. Ma intanto vi anticipo anche il secondo che si chiama The Psychopath Inside, sottotitolo A Neuroscientist Personal Journey into the Dark Side of the Brain, quindi lo psicopatico dentro, un viaggio personale di un neuroscienziato nel lato oscuro del cervello, di James Fallon. Anche James Fallon è un grande scienziato, un grande ricercatore nel campo delle neuroscienze. Infatti è un neuroscienziato della University of California, Irvine, il quale ha scoperto di avere tratti psicopatici, quindi lui si occupava di studiare il comportamento di alcuni cervelli anomali che appartenevano a persone con tratti psicopatici tramite degli strumenti medici diagnostici come per esempio la PET, Positron Emission Tomography. Di
di cui vi mostrerò alcune immagini che lui ha tratto per poter dedurre certi comportamenti, e ha scoperto per caso di essere lui stesso psicopatico. Quindi da quel momento ha voluto investigare se ci fossero altri aspetti della sua vita, del suo vissuto, della sua esperienza che confermassero questa cosa. Ma su questo arriverò dopo, voglio partire con il libro di Hare, quindi The Psychopath Without Conscience. Allora, innanzitutto, questi due personaggi hanno due background molto diversi. Uno è uno psicologo che si è occupato soprattutto di psicologia criminale, quindi di fare diciamo, valutazioni di personaggi che hanno commesso crimini, che sono in carcere, quindi per valutare se erano psicopatici. Il secondo, Fallon, invece, è un neuroscienziato. Quindi per quanto riguarda il suo approccio è più scientifico nel senso classico del termine, quindi più orientato all'uso di strumenti diagnostici medici e anche studi genetici, biologici, cioè funzionamento del cervello oppure il ruolo che i geni hanno nel determinare lo sviluppo di una persona, anche il suo carattere. Quindi hanno approcci diversi, ma soprattutto mentre il libro di Hare è più una sorta di antologia sulla psicopatia, infatti il suo scopo era quello di tradurre in forma di libro, adatto a tutti, una serie di nozioni, di conoscenze che sono state pubblicate in decine o centinaia di articoli, tra cui molti dello stesso Hare, e fa riferimento anche a tanti altri testi sulla psicopatia con cui lui si è confrontato. Quindi è un libro quasi didattico proprio sulla psicopatia. Il libro di Fallon, invece, The Psychopath Inside, è più personale, infatti racconta, oltre a un certo numero di informazioni che sono compatibili, consistenti con quelle di Hare, su cos'è la psicopatia, su come si manifesta, su quali sono i tratti caratteriali principali, anche comportamentali, si incentra soprattutto sulla sua vicenda personale, quindi sul suo vissuto e sul modo in cui lui ha scoperto di essere parzialmente psicopatico, vedremo in che senso parzialmente, e come questo si può individuare anche in certi aspetti del suo carattere, certi episodi della sua vita. Ma cominciamo col libro di Hare. Allora, per prima cosa bisogna mettere in chiaro una cosa importante, cioè la distinzione tra psicopatia e disturbo antisociale di personalità, che spesso vengono confusi, ma sono sostanzialmente diversi. Il disturbo antisociale, o sì, o anti, insomma, disturbo antisociale vorrebbe dire una persona antisociale, sostanzialmente consiste in un cluster, quindi un insieme di comportamenti criminali antisociali, come giustamente dice il nome. Quindi è una classificazione, una etichetta per così dire, che viene assegnata sulla base dei comportamenti stessi, soli, e non sui tratti caratteriali. Invece la psicopatia presenta sia tratti di personalità particolari, sia comportamenti socialmente devianti. E nella Hare Checklist, Psychopathic Checklist, vengono trattate entrambe le cose. E più avanti vi elencherò brevemente le principali caratteristiche sia per i tratti caratteriali, sia i comportamenti devianti antisociali. Per quanto riguarda i tratti caratteriali, ce ne sono un certo numero che sono importanti, non li elencherò tutti perché altrimenti vi spoilererei tutto il libro, invece vi voglio anche consigliare eventualmente di leggerlo, quindi cercherò di non andare tutto, diciamo, di non dirvi esattamente tutto, ma alcuni sono importanti. In particolare, lo psicopatico è incapace di comprendere ciò che ricade sotto la categoria dei valori morali, cioè lo psicopatico non possiede dei valori morali veri e propri, e da qui il nome del libro, no? Without Conscience, cioè senza coscienza. Coscienza nel senso, per così dire, normale del termine, usuale, cioè il possesso di una serie di valori morali in base ai quali noi ci comportiamo. E quindi non si interessa lo psicopatico neanche lontanamente a quelli che sono gli aspetti più tragici, ma anche più gioiosi del vissuto degli esseri umani, perché è sostanzialmente incapace di provare uno spettro di emozioni così ampio. Lo psicopatico è, dal punto di vista emotivo, molto piatto, quasi bidimensionale. Infatti, a volte si dice anche questo, no? Tra cui anche, per esempio, il bello e il brutto, perché che a noi possono sembrare aspetti così importanti della vita, il bene e il male, nel senso più generale del termine. Sentimenti come l'amore, l'odio, l'orrore, beh, l'odio non tanto, ma l'orrore, la paura, l'ansia, l'umorismo, tutte queste cose per lui non hanno significato, sono solo pure parole, non hanno alcuna implicazione emotiva, per intenderci. Viene detto spesso questo, viene fatta questa analogia: lo psicopatico è come se fosse daltonico,
a questo aspetto dell'esistenza umana, l'aspetto emotivo, sentimentale, non del tutto cieco, viene detto in particolare, ma daltonico, perché una persona cieca non può aver mai sperimentato i colori, quindi non sa esattamente, non sa assolutamente cosa siano. Una persona daltonica invece sa cosa sono, ma non li sa riconoscere. E questa è l'importante differenza. Una persona daltonica può sapere che una certa cosa è rossa o verde, però non riesce a distinguerle, per lei sono la stessa cosa. Lo stesso per gli psicopatici. Gli psicopatici sono consapevoli dell'esistenza delle emozioni, dei sentimenti, ma non li provano e quindi non sono in grado di percepirli come fanno le persone normali. Altro aspetto importante, sono bugiardi patologici, sono tra i peggiori bugiardi che ci siano e sono capaci di imbrogliare persino gli psicologi esperti, che sono quelli che hanno il compito, per esempio, di valutare il loro profilo psicologico. Nel libro di Hare viene fatto spesso riferimento a la concessione di libertà sulla parola o libertà condizionata. Certi criminali, detenuti, possono richiedere questa condizione, questa specie di favore, ma prima devono sottoporsi a un esame psicologico, perché questa board di esperti psicologi deve verificare che lo psicopatico, cioè, o meglio, il criminale, sia maturato, quindi abbia compreso di aver sbagliato e che sia pronto, gli venga data questa chance di rimettersi in gioco, no? Gli psicopatici però non passano, cioè, o meglio, passano spesso questo test, ma non hanno mai imparato la lezione. Gli psicopatici non imparano mai la lezione, sono dei criminali recidivi. Quindi, se uno è in grado di riconoscere che sta parlando con uno psicopatico, sa anche regolarsi in base alle risposte che darà. Può avere la netta impressione che lo stia prendendo in giro, che stia cercando di prendersi gioco di lui, e in quel caso non gli concederà la libertà condizionata, per esempio. Come ho già detto, hanno emozioni o sentimenti molto superficiali. Infatti, viene detta questa frase, anche qui una sorta di metafora. Gli psicopatici conoscono le parole ma non la musica, che si collega a quello che ho detto prima, cioè gli psicopatici conoscono il significato delle parole, anche parole che hanno un significato emotivo, ma loro non le percepiscono. Un esempio di test che viene effettuato sulle persone per riconoscere se sono psicopatici è quello di mostrare loro una sequenza di immagini. Alcune sono immagini normali, possono essere tratte dalla vita quotidiana, e altre sono immagini agghiaccianti, no? Orrende, come brutali, non so, squartamenti, episodi violenti, incidenti con morti. Una persona normale reagisce emotivamente, per esempio l'elettroencefalogramma può mostrare dei picchi di attività in certe zone, oppure si può monitorare l'attività, cioè per esempio un battito cardiaco accelerato. Gli psicopatici rimangono piatti, cioè reagiscono in maniera completamente piatta a queste stimolazioni. A questo punto vi leggo più o meno alcuni sintomi della psicopatia, che sono alcuni dei punti cruciali nella Psychopathy Checklist, direttamente dal libro di Hare. Qui vengono elencati, poi nei vari capitoli vengono approfonditi, io mi limito a elencarli. Dal punto di vista emotivo, emozionale, interpersonale, sono disinvolti e superficiali. Disinvolti, cioè possono relazionarsi con chiunque in maniera del tutto appunto disinvolta, avendo perfetta confidenza con estranei, eccetera, però sono anche superficiali, nel senso che la loro profondità è bassissima, cioè sono molto superficiali, non so come altro dirlo, cioè il loro interesse, la loro profondità emotiva è infima, quasi insignificante. Sono egocentrici e hanno questo senso di grandiosità. Si sentono i numeri uno nel mondo, si sentono degli dèi, e questo dà loro grandissima confidenza in se stessi, quindi diciamo così, non esitano a fare anche azioni molto audaci, che poi magari finiscono con loro arresto, tipo crimini o azioni che violano apertamente le regole sociali. Mancano di rimorso e di senso di colpa. Questa è una cosa molto importante, si lega al fatto che gli psicopatici sono criminali recidivi. Cioè, i psicopatici non imparano mai dai loro errori, possono compiere crimini molto violenti, molto efferati, ma non imparano nulla perché questo non dà loro nessuna, non fa suonare loro nessuna campana nella testa, quindi per loro è come se non avessero fatto niente. Anzi, a volte si sorprendono pure di essere stati accusati di essere colpevoli, non riconoscono di essere colpevoli neppure dei crimini che hanno compiuto. Mancanza di empatia. Gli psicopatici non riconoscono le emozioni altrui.
E anche nel caso in cui stiano, per esempio, compiendo delle azioni violente, che infliggono dolore nelle persone, non sono in grado di riconoscere che stanno infliggendo effettivamente del dolore, che stanno facendo danno a qualcun altro. Hanno emozioni, sono deceitful, vorrebbe dire ingannevoli, e manipolatori. Quindi sono capaci di aggirare le persone, di far fare loro qualcosa, qualunque cosa vogliano, possono addirittura spillare del denaro, sono in grado di farsi pagare per cose, qualunque cosa vogliano, sono in grado di aggirare le persone molto, molto facilmente. Hanno emozioni superficiali o molto, sì, molto piatte, questo l'ho già detto, sono dal punto di vista emotivo, sentimentale, sono quasi piatti. Per quanto riguarda invece gli aspetti comportamentali, la devianza sociale, quindi quel genere di attitudini, di atteggiamenti che li fa poi arrestare per crimini, sostanzialmente, che li fa compiere loro dei crimini. Sono impulsivi, non sono in grado di resistere alle tentazioni, anche reagiscono a volte violentemente a delle provocazioni, anche in maniera spropositata, hanno poco controllo del comportamento, e questo si lega a quello che ho detto prima, sono incapaci anche di posticipare la gratificazione. Questa è una cosa importante, per esempio, che distingue gli adulti dai bambini o dai ragazzini. Un bambino, se gli si viene offerta la possibilità tra mangiare un pasticcino ora oppure mangiarne due tra mezz'ora, probabilmente sceglierà di mangiare il pasticcino ora, perché in questo momento è quello che gli darebbe la gratificazione immediata. Gli psicopatici a volte si comportano così, quindi non sono in grado di posticipare la gratificazione. Hanno necessità o bisogno di eccitazione, per dare un senso alla loro vita, per sentire, come dire, rizzarsi i peli sulle braccia o sentire la pelle d'oca, insomma, per avere un minimo di emozione. Devono cercare attività che siano eccitanti, per esempio possono fare cose estreme, cose molto pericolose, esporsi a rischi appunto e compiere crimini ovviamente. Mancanza di responsabilità, non sono capaci di mantenere un lavoro spesso, ma non è sempre il caso, però talvolta è così, forse quelli più gravi, ecco, gli psicopatici più gravi, non sono in grado di tenere un lavoro per molto tempo perché non sono in grado di seguire le regole, non sono in grado di avere pazienza. E quindi mancano appunto di responsabilità. Hanno problemi caratteriali precoci, cioè da giovani, infatti è una cosa su cui tornerò più avanti. Gli psicopatici tendenzialmente manifestano i loro tratti psicopatici fin da ragazzini, e questo è un modo anche per riconoscerli da giovani, insomma. Hanno un comportamento antisociale da adulti, quindi conservano questo loro tratto caratteristico, ma da adulti c'è il problema che compiono crimini anche violenti, e quindi diventano pericolosi. Quindi questa era solo un'anticipazione, anzi forse un antipasto, di quelli che sono i principali capitoli del libro, quelli che mi hanno interessato di più, quelli che riguardano proprio l'approfondimento di questi tratti caratteriali particolari. Adesso ci sono dei dati confortanti, ci sono un certo numero di dati che perlomeno ci fanno tirare un po' di sollievo. In particolare, quando noi pensiamo agli psicopatici, abbiamo in mente i serial killer psicopatici, quindi gli assassini più crudeli e più pericolosi. Però fortunatamente i serial killer psicopatici sono una piccolissima frazione anche degli psicopatici stessi. Infatti, si stima, Harris fa questa stima, in tutto il Nord America ce ne sono forse meno di 100, a fronte di almeno 2 o 3 milioni di psicopatici. Questo perché la psicopatia incide, cioè ha un'incidenza di circa il 2-3% della popolazione, quindi 2 o 3 persone su 100 in un gruppo random di persone sono psicopatici, più o meno ci sono vari gradi di psicopatia per fortuna, e oltretutto questo è indipendente dal genere, dall'età, dal gruppo sociale, dall'etnia, dalla provenienza, diciamo geografica. Infatti questi studi sono stati fatti anche su campioni di, non so, aborigeni, popolazioni aborigene, in tutte le regioni del mondo, quindi tutte le varie provenienze etniche, questa percentuale rimane più o meno costante, come se fosse un retaggio genetico, evolutivo. Dopodiché, ecco, quindi questa proporzione fa sì che per ogni serial killer psicopatico ce ne siano almeno 20 o 30.000 che non li sono, quindi sono psicopatici, presentano molti dei tratti che vi ho elencato, ma non sono criminali violenti, non sono serial killer, non sono assassini. Fanno danni anche loro,
talvolta gravi, anche gravi, per esempio economicamente, sentimentalmente possono rovinare la vita di una persona, renderla impossibile, però non uccidono o perlomeno non compiono crimini violenti, questa è già una cosa importante. Altri dati, prima di passare ad altre informazioni, diciamo, meno numeriche, in media circa il 20% di prigionieri sono psicopatici. Quindi, nonostante gli psicopatici non siano tanti nella popolazione, essendo più avvezzi o più orientati a violare le regole sociali, hanno più probabilità di finire in carcere. E oltretutto, gli psicopatici responsabili per più del 50% dei crimini violenti. Quindi, gli psicopatici sono responsabili per più del 50% dei crimini violenti. Quindi, anche tra la popolazione carceraria, ci sono sia antisociali sia psicopatici, ma gli psicopatici sono i più violenti. Ora vediamo se c'erano altri dati. Ecco qua, questo è un altro dato abbastanza grave. Il 40% degli aggressori che hanno ucciso un agente di polizia in servizio sono psicopatici. Questo perché, oltre ad avere una predisposizione alla violenza, ci vuole anche questa mancanza di senso, per dire, questa totale assenza di responsabilità. Per poter uccidere addirittura un agente nell'esercizio delle sue funzioni. Questo, per esempio, una persona antisociale che però ha un minimo di controllo e un minimo di senso, probabilmente non arriverebbe a uccidere un agente. Invece, gli psicopatici non hanno rimorso, non hanno senso di colpa. Ora, qui uno può dire: ma gli psicopatici sono davvero così imprevedibili? Sono davvero, così, non so come dire, avversi a tutto ciò che fa parte della società? In effetti sì, ma a modo loro. Infatti gli psicopatici non sono del tutto indifferenti alle regole o anche ai tabù che tengono insieme la società, quindi loro sono consapevoli, li tengono in conto, però sono molto più liberi di scegliere quello che sono le regole che loro stessi decidono di seguire. Quindi gli psicopatici dicono: io oltre questo magari non mi spingo, oltre questa soglia non mi spingo. Però sono soglie che vanno molto oltre quello che una persona normale sceglierebbe. Una persona normale tendenzialmente rispetta tutte le regole, cerca di rispettare tutte le regole per non finire nei guai. Uno psicopatico invece ha meno scrupoli, mettiamola così. E qui Hare fa questa osservazione, cioè che per una persona normale, come io e penso immagino anche voi che mi seguiate, che siamo stati inseriti più o meno con successo in una società. Ora, forse per me vale meno la questione, però per la maggior parte delle persone che sono membri attivi della società, insomma, comprendere il punto di vista, la visione del mondo di uno psicopatico è quasi impossibile, perché noi siamo stati in qualche maniera condizionati positivamente, nel senso, abbiamo in qualche maniera accettato di sacrificare una parte delle nostre libertà per poter sottostare alle regole della società, in modo da poter vivere in maniera serena con gli altri, in maniera anche di successo, insomma, che dà dei frutti, no? Che ci permette di vivere sereni. Adesso, vediamo un po'. Altri aspetti che riguardano la predisposizione alle azioni violente dei psicopatici. Allora, gli psicopatici commettono più del doppio degli atti violenti e aggressivi degli altri criminali, e questo l'avevo già detto, no? Cioè, più del 50% dei crimini violenti sono compiuti da psicopatici. Oltretutto, compiono queste azioni violente a sangue freddo, il che significa che non c'è trasporto emotivo, non c'è una componente emotiva. Lo psicopatico uccide una persona o la squarta nella stessa maniera con cui farebbe il tacchino per il giorno del ringraziamento. Questo è un esempio che è stato fatto direttamente nel libro, non lo sto inventando. Quindi questa è una cosa che li rende molto particolari, come se a loro mancasse questa componente emotiva nel cervello. E infatti vedremo anche nel libro di Fallon dove si analizzano di più gli aspetti proprio fisiologici del cervello, che questo è vero. Gli psicopatici mancano di coerenza. Quando parlano nelle loro interviste, nelle loro confessioni, possono compiere delle contraddizioni, anche numerose, all'interno della stessa frase, come se non fossero consapevoli neppure del filo del discorso che stanno seguendo. Cominciano dicendo una cosa e finiscono per dire l'esatto opposto. E questo ha portato a ipotizzare che nel loro cervello manchi qualcosa, una specie di connessione tra il fatto di poter pronunciare le parole e quello di assegnare loro un significato. Quindi non solo le parole che hanno un carico emotivo per loro sono uguali a tutte le altre,
ma le parole stesse a volte mancano di significato, è come se loro usassero le parole senza dare a loro il significato che hanno veramente, quindi cadono in contraddizione. Ora, gli psicopatici, come ho detto, non sono pazzi, e quindi questa è una cosa che bisogna sfatare, cioè, mentre l'incapacità di intendere di volere è una condizione che fa sì che i criminali non vengano messi in carcere, ma vengano messi in degli istituti psichiatrici, perché non possono stare in mezzo ai criminali normali che invece sono lì perché sanno consapevoli di aver compiuto un crimine. Gli psicopatici non sono pazzi, loro comprendono il significato delle norme sociali, delle leggi della società, sanno che compiendo certi crimini finiranno in galera, però ecco, sono anche in grado tante volte di controllare il proprio comportamento. Infatti viene detto che a volte gli psicopatici, che neppure, pur essendo impulsivi tipicamente di natura, sono in grado di posticipare la loro reazione e prendono del tempo per attuare la propria vendetta, quindi sono anche in grado di ragionare. Solo che questo non impedisce loro di assumere dei comportamenti antisociali e anche di finire in galera, spesso anche per crimini gravi. Quindi in qualche maniera, nonostante siano spesso anche intelligenti e razionali, non sono in grado di trattenersi dal compiere questi atti, ecco, contro le leggi, contro le regole. Oltretutto, essendo essenzialmente privi di coscienza, quindi without conscience, sono incapaci di provare colpa e rimorso, e questo l'avevo già detto, è uno dei tratti caratteristici. Quindi non riconoscono neppure di stare causando dolore o danno alle loro stesse vittime. Ora, come ho detto già, questi tratti caratteristici di Leo psicopatico si verificano, si manifestano già nell'infanzia. Infatti sono abbastanza numerosi i casi di bambini che hanno compiuto degli atti veramente disumani. A volte hanno cercato di uccidere i loro stessi fratellini, hanno ucciso degli animaletti, hanno fatto fuori i propri gatti, i propri cani o altri piccoli animali. Non mostrano particolare attenzione o rispetto verso le norme sociali. Delinquono anche in tenera età e sono recidivi, quindi possono finire in carcere, non so, 10 volte prima dei 15 anni, una cosa del genere, e continuano a finirci e mettono anche nei guai le proprie famiglie. Ora, ci sono delle cose interessanti sull'origine della psicopatia. Nel libro di Hare queste origini vengono ipotizzate, nel libro di Fallon invece viene fornita qualche ipotesi più, per esempio genetica, fisiologica per quanto riguarda proprio il funzionamento del cervello. Quindi Hare propone alcune possibilità, in particolare suggerisce questa ipotesi della sociobiologia, per cui si suggerisce che la psicopatia possa avere un senso riproduttivo evolutivo, cioè una strategia riproduttiva consiste nell'avere quanti più figli, successori possibili, no? Ci sono tanti animali che anziché fare un solo figlio ed accudirlo, fanno una prole molto numerosa e poi non la accudiscono perché statisticamente qualcuno di questi figli sopravvivrà. I mammiferi tipicamente fanno pochi figli e li accudiscono. Per esempio, i rettili, gli anfibi, gli insetti fanno molti figli e non li accudiscono, no? Hanno una strategia diversa. Gli psicopatici fanno spesso così, cioè cambiano molti partner sessuali, quindi in giro per il mondo. Non si curano di mantenere alcun genere di contatto, non si prendono responsabilità per i propri figli e qualcuno potrebbe dire: ma allora lo fanno apposta? No, i psicopatici lo fanno solo per divertirsi, per spassarsela, questo per loro stessa confessione. Però il risultato a volte è quello, cioè di avere dei figli, che anche se non se ne prendono cura, però questi figli verranno presi in cura da qualcuno e quindi cresceranno. Un'altra teoria invece sostiene che il cervello degli psicopatici riflette un ritardo nello sviluppo, un ritardo che li fa, ma non un ritardo cognitivo, un ritardo di tipo comportamentale, per cui li fa assomigliare a dei bambini nell'infanzia, 8-10 anni, 9-10 anni, per cui mancano di alcuni, cioè presentano alcuni tratti caratteristici come l'impulsività, egocentrismo e quella famosa incapacità di posticipare la gratificazione che vi ho detto prima. Quindi questo li fa assomigliare in qualche maniera a dei bambini che hanno poco controllo appunto sulle proprie azioni, però evidentemente questo non basta a giustificarle perché è molto facile per per un psicologo che conosce la psicopatia distinguere per esempio un bambino affetto da psicopatia da un bambino che non lo è, quindi questo non è decisamente il punto cruciale.
Alcuni suggeriscono che ci siano delle cause ambientali. Questa è la famosa disputa tra nature versus nurture. Nature è la natura, quindi l'aspetto evolutivo, biologico, fisiologico. Nurture vorrebbe dire l'educazione, l'ambiente in cui uno viene cresciuto, le cure dei genitori, no? Le cause ambientali sarebbero questo, quindi per esempio povertà, se una persona proviene da un ambiente più povero, più degradato, abusi emotivi o fisici subiti da ragazzino, da piccolo, scarsa cura da parte della famiglia, genitori responsabili, scarsa disciplina, quindi non viene insegnata loro la disciplina, non vengono insegnate loro le regole. Questo può comportare effettivamente delle conseguenze. Quindi è vero che questi fattori possono portare a un comportamento più violento e antisociale, nel caso in cui la persona sia psicopatica, però questo non significa che questo causi la psicopatia. Quindi la psicopatia è molto più verosimilmente una condizione intrinseca, propria della persona, probabilmente di origine genetica, biologica, e questo componente ambientale può favorire lo sviluppo della parte violenta e antisociale. Quindi cattive cure genitoriali o anche esperienze avverse, traumatiche, possono giocare un ruolo importante nel sagomare, detta così in una forma un po' metaforica, la materia che la natura ha già fornito. Quindi la materia sarebbe la psicopatia intrinseca, che è questo tratto caratteristico. La forma è il modo in cui si manifesta, quindi il comportamento che le persone assumono. Ora, si conclude il libro con diverse considerazioni generali su l'uso della Psychopathy Checklist come strumento diagnostico e infine quello che si può fare dal punto di vista della società per porre un certo rimedio a questa situazione. Allora, si dice che la Psychopathy Checklist è uno strumento diagnostico valido, se adoperato però in modo corretto, quindi esistono una serie di istruzioni che lo psicologo deve seguire in modo da avere una diagnosi corretta. Se lo psicologo invece usa questo strumento solo come linea guida, indicativamente, e invece poi si basa soprattutto sul proprio vissuto, quindi sulla propria esperienza professionale, corre più il rischio di essere ingannato, perché lo psicopatico riesce a ingannarti, diciamola così. La tua esperienza professionale, se non hai mai avuto a che fare con uno psicopatico, non è sufficiente a individuarlo e quindi ti potrebbe far emettere una sentenza, o meglio una diagnosi sbagliata. Per quanto riguarda i tentativi di correggere gli psicopatici, purtroppo sono per lo più fallimentari. Il motivo è che gli psicopatici sono refrattari ai tentativi di correggere il loro comportamento, quindi non si prestano a essere corretti, a essere guariti, mettiamola così. E questo principalmente perché loro stessi non hanno nessun interesse nel cambiare, non hanno nessuna volontà di cambiare. Il fatto è che per loro questo loro atteggiamento, questo loro comportamento non è dannoso, non causa danno a loro stessi, anzi causa solo beneficio. Ovviamente causa danni a tutti gli altri, alla società, nel complesso, ma per loro questo è ininfluente. Fortunatamente c'è un fattore che è stato verificato, cioè che con l'aumentare dell'età la componente violenta antisociale tende a diminuire. Infatti sopra i forse 40-50 anni, quindi la mezz'età, diciamo, gli psicopatici tendono a, cioè la componente violenta nel loro carattere, nel loro comportamento, tende a spegnersi e quindi diventano sostanzialmente innocui. Infine, nell'ultima parte vengono suggerite delle strategie, più che altro sono dei suggerimenti, per poter sopravvivere all'incontro, al confronto con uno psicopatico, e sono tutte strategie legate al riconoscimento, prima di tutto, che quella persona con cui stiamo interagendo è uno psicopatico. E a fare attenzione a non farsi raggirare, non farsi prendere in giro, no? Non farsi truffare sostanzialmente e non, nel, non, nel fa, nel non farsi coinvolgere eventualmente dalle sue iniziative. Però sono suggerimenti che sostanzialmente non vi salvano in definitiva, voi dovete riconoscere che quello è uno psicopatico, dopodiché cercate di togliervi dalle scatole, cioè di non avere più a che fare con lui. Quindi questo è quello che conclude la prima parte. Se vogliamo, la seconda parte sarà più breve, e questo però è la cosa più importante, probabilmente, perché in questo libro vengono veramente fornite tutte queste informazioni. Sono molto importanti, qualora vogliate davvero capire cosa sono gli psicopatici. Il secondo libro, la seconda parte, riguarda questa persona in particolare, quindi è tutt'altra cosa.
Con il calare delle tenebre emerge anche il mio lato oscuro e quindi è il caso di passare a The Psychopath Inside, appunto, viaggio personale di un neuroscienziato nel lato oscuro del cervello. Quindi manco a farlo apposta. Sostanzialmente questo è, come dicevo, un libro diverso, a carattere diverso, è più personale, infatti parla di l'esperienza personale di questo personaggio che si chiama appunto James Fallon, questo professore che si occupa sostanzialmente di neurofisiologia, quindi neuroscienze. Tra l'altro qui viene fornita questa immagine, potete cercarla su Google. È un personaggio estremamente simpatico, estremamente spiritoso, veramente sembra una persona assolutamente piacevole da frequentare e viene detto anche spesso nel suo libro che questo aspetto, questo fatto della sua vita, che è sempre stata così, per così dire, piena di emozioni, piena di successi, di relazioni di successo con molte persone, l'ha fatto sempre dubitare di questo suo carattere psicopatico, sembra quasi incompatibile con molti tratti della psicopatia. Comunque, partendo dall'inizio, James Fallon appunto racconta che lui è venuto a sapere di questi suoi tratti psicopatici, di questo suo carattere psicopatico, in seguito a degli studi che erano volti a riconoscere certi tratti caratteristici nel funzionamento del cervello, funzionamento proprio fisiologico del cervello in dei pazienti psicopatici. E questo studio prevedeva che ci fosse un confronto tra pazienti psicopatici e pazienti sani, tra cui il campione di controllo, il campione di riferimento, includeva anche degli scan, diciamo, delle scansioni del cervello suoi e di alcuni suoi familiari. Quindi un giorno si è trovato a esaminare questi risultati, che erano immagini tratte con la positron emission tomography, che è una tecnica che permette di vedere l'attività cerebrale tramite, diciamo, dei segnalatori, per così dire, chimici che vengono iniettati nel cervello e poi emettono radiazione nel punto in cui si vanno a situare. Quindi uno può vedere l'attività cerebrale in tempo reale. E lui si è imbattuto in questo esame che mostrava tutti i tratti tipici del funzionamento di un cervello psicopatico e per curiosità ha voluto vedere chi fosse il paziente in questione e ha scoperto di essere lui stesso, con sua grande sorpresa. Quindi lui stesso presenta, per così dire, i tratti psicopatici, almeno dal punto di vista del funzionamento cerebrale, al massimo grado. Quindi questo all'inizio l'ha fatto dubitare della sua stessa teoria, cioè del fatto che questa diversa attivazione di varie aree cerebrali fosse associata a un comportamento psicopatico. Però ha detto questo non può essere l'unico elemento, allora ha voluto investigare sulla sua stessa vita. Quindi ha cercato evidenze di possibili comportamenti psicopatici nel suo vissuto. E il libro è dedicato sostanzialmente a questo, quindi un ripercorrere la sua stessa vita e anche il suo stesso presente, quindi la sua stessa condizione presente, per individuare al suo interno dei tratti psicopatici. Ora, evidentemente, Fallon non è lo psicopatico ideale, è lo psicopatico, come dire, l'emblema dello psicopatico, come può essere il serial killer violento e recidivo. James Fallon è una persona che non ha mai avuto nessun genere di condanna per crimini. Non è violento, è una persona che ha una famiglia, dei figli, è una persona responsabile, è un grande scienziato, molto stimato nell'ambiente. Però i suoi tratti caratteristici sono quelli più relativi a impulsività, egocentrismo, anche a mancanza di responsabilità talvolta e emozioni superficiali. Lui dice di avere uno spettro emotivo molto, molto piatto sostanzialmente. I sentimenti stessi che prova per le persone che ama, della sua famiglia, i suoi amici e conoscenti, sono molto, molto sottili, cioè, anzi molto superficiali. Ma ciononostante questo non gli impedisce di avere delle relazioni che durano anche a lungo, cioè riesce ad avere dei rapporti di successo con molte persone, lavorativi ma anche personali. Quindi Fallon è una persona molto emblematica, non emblematica, molto interessante da questo punto di vista. Lui dice che sulla Psychopathy Checklist di Hare, questo strumento diagnostico che non ho detto prima, ma consta di, mi sembra, 20 punti, 20 quesiti, ai quali può essere dato un punteggio pari a 0, 1 o 2, in modo tale che il massimo punteggio è 40, e 40 equivale al massimo grado di psicopatia.
avrebbe segnato 20 su 40, quindi è un punteggio che non lo qualifica strettamente come psicopatico, però è più tendente allo psicopatico che al normale, mettiamola così. Quindi quello che ho come ho detto, quello che manca a Hare sono quei tratti antisociali, quindi il comportamento deviante, per così dire, quello che lo farebbe commettere crimini, finire in galera e commettere azioni violente. Tutto questo manca. Nonostante lui dica che nei suoi periodi, per esempio, di adolescenza o del college, non ha esitato qualche volta a entrare in delle risse, cioè a scontrarsi con delle persone, non perché lui le avesse cominciate, non perché avesse cominciato queste risse, ma perché voleva intervenire per sedarlo, quantomeno per aiutare chi stava subendo la violenza. Però diciamo che ha fatto anche del male, ma all'interno di questi contesti. Quindi non è che si possa classificare o qualificare questo comportamento come violento. La sua mancanza di responsabilità e anche atteggiamenti impulsivi vengono descritti come per esempio il fatto che lui ogni tanto voglia andare a giocare d'azzardo a Las Vegas e sia capace anche di giocarsi delle fortune, per esempio, no? Oppure il fatto che a volte si dedichi attività un po' a rischio. Racconta per esempio che in occasione di una sua permanenza in un paese africano, adesso non ricordo se fosse Namibia o Kenya, in ogni caso, è stato insieme a un suo conoscente in un safari, in mezzo alla savana, e si sono trovati di notte circondati da delle bestie feroci, cioè leoni, iene, e hanno dovuto cercare di tenersi intorno al fuoco e di cercare di tenere lontane le bestie feroci, no? E sempre in occasione di quel viaggio, di quella esperienza, hanno visitato una caverna che era frequentata dagli elefanti perché che venivano a raschiare del sale o comunque dei minerali dalle pareti. E in quella stessa caverna, una persona aveva contratto l'ebola non molto tempo prima. E Fallon ha voluto trascinare con sé questa persona, nonostante questo l'avrebbe esposta parecchio al rischio. Quindi questi sono alcuni esempi. In un'intervista in qualche televisione americana aveva raccontato che una volta aveva fatto così provare questa esperienza anche ai suoi figli di nuotare nell'oceano in una zona frequentata dagli squali. E questo perché lui descrive, diciamo, spiega che per lui è molto più eccitante, quindi fare queste attività che ti espongono parzialmente al rischio è molto più eccitante che fare attività normali, ecco. Non perché lui voglia esporre, in quel caso, questo suo conoscente o i suoi figli a un serio rischio, ma perché voglia far provare probabilmente anche a queste persone lo stesso tipo di emozioni. Ho parlato di attività cerebrali. Nella prima parte del libro Fallon mostra alcuni esempi di queste scansioni cerebrali che mettono al confronto dei cervelli normali e dei cervelli psicopatici, tra cui il suo. Queste sono delle positron emission tomography. Questa è un'immagine di una sezione del cervello in cui vengono evidenziati alcune parti, diciamo, che sono abbastanza cruciali. Per esempio, c'è l'amigdala, che è la parte più ancestrale, diciamo così, più primitiva, che è associata al comportamento, per esempio, più emotivo, e la corteccia, che invece è la parte più associata al ragionamento, quindi all'attività intellettuale superiore. E lui dice, Fallon, che nei soggetti normali tipicamente in certe occasioni, cioè sotto certi stimoli, si attivano sia la parte primitiva, l'amigdala o il sistema limbico, sia la parte prefrontale, la corteccia prefrontale. Negli psicopatici, invece, l'attivazione della parte ancestrale, la parte emotiva, è quasi nulla. Infatti qua venivano mostrati, per esempio, degli cervelli a confronto, una persona normale e una persona psicopatica. Anche senza sapere il significato di queste immagini, si vede che c'è una differenza proprio nelle zone che vengono attivate. Più avanti ci sono anche degli esempi un pochino più illustrati, diciamo così. Di nuovo qua ci sono pazienti non affetti da psicopatia e la sua stessa analisi. Si vede che tutta questa parte in lui è spenta, inattiva. E invece questa parte qua è molto più attiva che negli altri, qui è più chiara, invece cioè qui è più scura, mentre in lui è più chiara. Quindi gli psicopatici, dal punto di vista neuronale, insomma, del funzionamento del cervello, tendono ad attivare più la parte prefrontale, la parte adibita al ragionamento,
che è la parte emotiva. La parte emotiva è come se fosse inibita, sì, decisamente inibita. Dopodiché, lui, essendo fisiologo, diciamo, no, diciamo esperto nel funzionamento del cervello, di tutti quelli che sono promotori o inibitori dei segnali nervosi, discute e appunto come i vari ghiandoli del cervello possano produrre o meno queste sostanze, in definitiva, per attivare o meno queste funzioni cerebrali. Ora io non ve le riporto perché se di psicologia ne so relativamente poco, di fisiologia del cervello ne so zero, quindi vi invito qualora a leggere il libro per farvi un'idea. Entra anche abbastanza nel tecnico, dice quali sono questi inibitori, questi promotori dell'attività cerebrale, come si comportano in modo diverso nelle persone normali o negli psicopatici. Queste sono le parti un po' più difficili da digerire, in effetti, però quantomeno dà una base medica più scientifica a quello che era stato già avanzato, un'ipotesi che era stata avanzata nel libro di Hare, quindi che ci fosse proprio una origine fisiologica, biologica, per cui il cervello effettivamente è configurato in maniera diversa. Un altro aspetto è quello genetico. Anche in Hare veniva suggerito che ci fosse una componente genetica, appunto ereditaria, e Fallon conferma questa cosa dicendo che esiste addirittura un gene guerriero, mi sembra che lo chiami così, cioè un gene effettivamente presente non in tutte le persone, che predispone più atteggiamenti violenti, quindi sì, diciamo che è più incidente, ecco, sullo svilupparsi di comportamenti violenti. Questo non è necessariamente una correlazione diretta tra comportamento antisociale o crimini violenti e la psicopatia, però suggerisce che ci sia anche una componente genetica in questo. Dopodiché, come Maher è una persona così interessante? Nonostante i suoi scan cerebrali mostrino questa attività anomala, che è simile a quella degli psicopatici, nonostante nel suo passato, nella sua vita, ci siano degli elementi che lo assomigliano in qualche maniera agli psicopatici, e quindi, infatti, come ho detto, segnava un 20 su 40 nella Psychopathy Checklist, che non è particolarmente elevato. Il resto della sua vita sembra contraddire tutto ciò. Lui non è antisociale, è una persona, anzi, mi sembra che venga detto uno borderline psychopath o anche uno psychopath pro-social, quindi più orientato alla socialità, alla socievolezza, anziché essere antisociale, contrario alle norme della società. E quindi, per esempio, in un'intervista su questa televisione americana c'erano degli colleghi psicologi che mettevano in dubbio questa sua ipotesi, questa sua tesi, anzi, e uno di loro diceva addirittura: Jim, non perché io voglia darti contro, ma semmai se, voglio giocare a tuo favore dicendo che a me piacerebbe che tu fossi mio vicino di casa, addirittura, cioè non ti vedo assolutamente come una persona pericolosa, neppure potenzialmente. E lo stesso dicono tante altre persone. Oltretutto, questo Jim Fallon è, come dicevo, felicemente sposato da più di 40 anni, forse addirittura 50, con bambini, una vita familiare mi sembra abbastanza serena, quindi una persona molto affidabile anche da questo punto di vista. Quindi il suo esempio, pur non essendo come dire, l'esempio classico di psicopatico, è una persona, l'esempio di una persona consapevole di cos'è la psicopatia, di come funziona il cervello, che ha riconosciuto alcuni tratti psicopatici in sé e che ha cercato di dare senso alla cosa. Oltretutto, questo libro si conclude in una maniera molto bella perché conferma, in un certo senso, il ruolo che ha l'ambiente o l'educazione nell'insorgere dei comportamenti violenti antisociali. Quindi una persona che può avere una base psicopatica, per esempio, diciamo genetica, biologica, se inserito in un ambiente favorevole, in un ambiente che favorisce l'insorgere di una coscienza in qualche maniera, fa sì che non si sviluppi la parte violenta criminale. E questo sembra essere quello che è successo con James Fallon. Oltretutto, per sostenere ulteriormente l'origine biologica genetica, Fallon fa notare come nella sua genealogia, quindi nel suo albero genealogico, ci siano esempi di criminali, perché lui evidentemente è risalito a molte generazioni fa, c'erano personaggi storici che sono stati noti per essere criminali, assassini.
Quindi c'è una specie di linea di sangue tutto ciò. Però evidentemente lui, con la sua razionalità e essendo vissuto in una famiglia, in un ambiente che l'hanno educato correttamente, è cresciuto per diventare una persona perfettamente, diciamo, affidabile e responsabile nella vita. E tra l'altro questo libro si conclude con dei ringraziamenti a tutte le persone che l'hanno conosciuto, in particolare amici, conoscenti, e ai suoi figli, ai suoi colleghi, e stupendo, per esempio, dice a sua sorella, se non ricordo male, la quale mi ha quasi perdonato per una colpa che io stesso non so di aver commesso. Perché in un capitolo racconta che sua sorella una volta gli ha scritto una lettera dicendogli di un episodio, evidentemente, in cui lui aveva commesso un torto, ma che lei nel frattempo l'aveva perdonato e lui non si ricordava neppure di quale fosse questo episodio. Quindi sono delle cose veramente interessanti. Comunque, questo era l'esempio di James Fallon ed è una cosa, secondo me, molto interessante. Questo libro lo consiglio assolutamente. Insieme al libro di Hare, che è più classico e più fornisce proprio le basi, diciamo, il libro di Fallon è molto più personale, ma è molto più spassoso e molto più coinvolgente. Prima di arrivare alla conclusione, visto che le tenebre calano sempre di più, quindi io sono sempre più due facce, un lato oscuro e un lato illuminato, volevo parlarvi di un'altra informazione, se volete, un altro aspetto caratteristico degli psicopatici, che è stato affrontato, descritto magistralmente dal professor Cianconi, che è psicologo, se non sbaglio presso qualche istituto di Roma, ha lavorato, se non sbaglio, presso il carcere di Rebibbia e quindi è venuto in contatto con molti criminali, antisociali e anche esperto, penso, della psicopatia, appunto. In questo seminario, questa lezione che si trova su YouTube, si chiama Le maschere della psicopatia. Fornisce appunto questo elemento caratteristico dello psicopatico, che è la maschera. La maschera è un insieme di caratteri, diciamo, di comportamenti, atteggiamenti che lo psicopatico costruisce su di sé e servono per mascherare effettivamente quello che è il suo vero io, quindi la sua vera natura, in modo tale che possa vivere tra la gente, possa fare quello che gli pare. Sostanzialmente senza essere scoperto, senza essere sgamato. La maschera, scusate, dello psicopatico è qualcosa che si costruisce negli anni e che lo psicopatico crea in certo senso per ragioni di sopravvivenza, perché diventa consapevole di essere come un alieno in mezzo alla gente comune, di non essere in grado di percepire, neppure di provare le emozioni altrui, di avere appunto uno spettro emotivo molto piatto, di essere più propenso a violare le regole sociali, allora cerca di costruire questa specie di travestimento, appunto di maschera su di sé. E la maschera dello psicopatico è una cosa estremamente sofisticata. Essendo costruita negli anni, diventa molto efficace, diventa molto difficile da riconoscere, e nel momento in cui viene riconosciuta, quindi in un certo senso in cui lo psicopatico viene smascherato, Cianconi dice diventa innocuo, cioè lo psicopatico non ha più potere. Infatti la sua capacità persuasiva, il suo potere di influenzare gli altri vale fin tanto che tu non sai che lui è uno psicopatico. Nel momento in cui lo sai, crolla il castello di carte e diventa innocuo. Questo è il suo. Infatti, lui diceva che nel momento in cui lo riconoscete, appunto, ecco, avete vinto, nel senso, non siete più preda dello psicopatico. Vi consiglio di recuperare questa lezione, questo seminario, si chiama Le maschere della psicopatia, lo trovate su YouTube, io l'ho visto un paio di volte, è molto istruttivo. Ma vorrei concludere dicendovi cosa ho concluso su di me a questo punto, visto che la curiosità era nata da me, no? Volevo capire se chissà avessi anch'io qualche tratto psicopatico come James Fallon. Io non ho mai fatto nessuna PET, nessuna positron emission tomography del mio cervello. Non ho mai parlato con uno psicologo, quindi non ho fatto la psicopathy checklist, però potrei esaminare i punti e questi i sintomi chiave della psicopatia che vi ho elencato prima e vedere quali possono in qualche maniera calzare. Allora, dal punto di vista emotivo interpersonale, disinvolto e superficiale, allora non credo, da questo punto di vista no. Non sono disinvolto nelle relazioni interpersonali per niente, e non penso di essere superficiale, quindi questo via. Egocentrico e grandioso, qui ahimè sì.
Io ho un notevole grado di egocentrismo che però non mostro, quindi non sono particolarmente, diciamo, non impongo mai la mia, non so, la mia figura, la mia autorità su nessuno, però dentro di me ho questa convinzione che è difficile da cancellare di essere migliore. Questa è una cosa su cui non posso che essere d'accordo. Mancanza di rimorso e senso di colpa. In parte, diciamo che spesso io tendo a non riconoscere la colpa in me per azioni che ho compiuto, però non si tratta mai di azioni particolarmente gravi, quindi non ci metterei la spunta su questo. Mancanza di empatia, non credo, spesso sono capace di empatizzare con gli altri, nonostante non, diciamo che questa mia empatia duri il tempo di un battito di ciglia solitamente. Ingannevole, manipolatore, no, questo decisamente no, a me non interessa assolutamente ingannare o manipolare gli altri. Emozioni superficiali, questo forse sì, però effettivamente diciamo che non saprei neppure di quali emozioni parlare alla fine, quindi è un forse, mettiamola così. Devianza sociale, impulsivo, no, ne sono molto riflessivo, molto posato. Scarso controllo caratteriale da piccolo. Da piccolo ero particolarmente problematico, però poi ho lavorato su me stesso, sono diventato, ho aumentato molto il mio grado di controllo. Bisogno di citazione? No, forse da piccolo, anche lì, avevo bisogno di sperimentare delle emozioni, però adesso sono molto più posato anche in questo. Mancanza di responsabilità? Non credo, mi sento anche molto responsabile. Problemi caratteriali in giovane età? Ecco, questo sì, cioè l'avevo questo fatto ora. Non sono stati problemi del tipo che finivo in galera, o che facevo del male a qualcuno, però non mi comportavo spesso come le regole prevedevano, ecco, ero un po' ribelle. Comportamento antisociale da adulto, no. Diciamo che avendo lavorato molto sul mio controllo, diciamo che oggi sono una persona rispettabile. Quindi la conclusione è no. Penso che non segnerei neppure un 10 sulla checklist della psicopatia. Quindi, seppure avessi uno o due tratti caratteriali psicopatici, sono ben lontano dall'essere, diciamo così, il tipico psicopatico. Quindi sono tranquillo. Non so se tutto ciò vi è stato d'aiuto, se vi è servito, se vi è interessato. Ah, volevo solo raccontarvi un'altra cosa. Ho acquistato anche quest'altro libro insieme a quei due, The Disordered Mind, What Unusual Brains Tells Us About Ourselves. Quindi, la mente, disorder vuol dire disturbata. Cosa i cervelli inusuali ci dicono su di noi? Questo è scritto da Eric Kandel, che è premio Nobel per la medicina e fisiologia, quindi è un libro di una certa importanza. Esamina, problemi mentali, sostanzialmente, problemi di persone affette da problemi mentali, però non la psicopatia. Infatti non l'ho incluso nella mia trattazione perché la psicopatia non è inclusa tra questi. Infatti, la psicopatia non è una malattia mentale, non è esattamente un disturbo, è una serie di caratteri, di tratti caratteriali e di comportamento, quindi non rientra in questo. Però anche questo mi interessa, ci sono alcune cose che penso sarebbero interessanti, quindi leggerò anche questo, chi lo sa, magari in futuro vi parlerò anche di questo argomento. Ma nel frattempo vi saluto e arrivederci alla prossima.